Benvenuti a un nuovo video della Warcraft. Oggi siamo qua nella Warcraft in compagnia di JC. Ciao! Sono sempre qua io, questo è il mio canale da adesso. Vai via, Indernico. Esatto, non ho mai sentito questa frase. Oggi siamo qui nella Warcraft, nei miei sotterranei, per fare una cosa abbastanza interessante, perché comunque è una cosa che ci serve. Non so se con questo snapshot funzionerà, perché lui stesso ci si è creato una farm, una forage automatica in un suo episodio, solo che da quel che ho capito non funziona, o meglio, gli hopper fanno qualche cosa strano. È strano perché tipo a un certo punto non funzionava, poi funzionava, è un casino Minecraft, soprattutto negli snapshot. Esatto, infatti qua siamo ancora nel 10D. E se vi chiedete perché è una giornata, per il semplice motivo che non possiamo farlo, perché diciamo che gli snapshot non sono per molto niente stabili. Soprattutto tipo gli ultimi due che c'hanno la lava verde. Siamo qui per fare la farm di il mango, ed è una fornace automatica semplice, 8 fornaci, 4 da sta parte, 4 dall'altra. E niente, allora useremo tanti hopper. Io attualmente ne ho 21 nell'inventario. E ragazzi, guardate un po'. Vorrei fare qualcosa qua, anch'io. Tanto te, non so se hai le fornaci. Tra l'altro, mi sono appena accorto che non ho il cappellino bello. Quante cacchio ne hai fatte? Ah, giusto, sono. Giusto, è vero. Ok, ne servono soltanto 8. Allora, c'è da fare sta roba e poi ci sono da fare due file. Quindi. Doppia fila, poi devi mettere sopra altre fornaci. Allora ragazzi, adesso qua in alto dovremo piazzare una fila di dropper che sarà verso il fuori. E questa fila di dropper che non ho messo male, se non laggasse Minecraft, boia della merda, quando registro con sta maledetta snapshot. Beh, anche qua devi mettere degli O. Per qua. No, aspetta. No, oddio. Dove? Hai sbagliato. Il carbone. Sì, bisogna. Ok, distruggiamo tutto. Vabbè ragazzi, un video senza fail di Undernico non esiste, quindi va bene. Intanto qua ragazzi, ho piazzato gli hopper, adesso ve li faccio vedere. Qua sopra, questi sono altri 4, altri 8, 12, 14 hopper. Rip me please. Allora ragazzi, vediamo quanti ne possiamo fare. Allora, con uno stack ne facciamo 12. Quindi buono. E piazziamo la fila di dropper pure da questa parte. Era nella cesta. Famiglia hopper, grazie. No, l'ho preso, l'ho preso. Ma c'è del ferro là sotto. Vabbè, chi se ne frega. Ok, ora servono altri hopper qua. Solo che aspetta un secondo. Io ho due. Sì, però aspetta un secondo. Per fare la cosa qui dentro, la specie di bug, ci servono i minecart con hopper, quindi mi servono. Ok, ti ne servono altri due di hopper. Ora ne ho 5 nell'inventario, eh. Hopper ne hai 5, allora ok, giusto. Ok, prendiamo i due minecart. Allora, mettiamo i cobblestone wall dove laterali? Qua. Dove sei te? Dammi qua, dammene tipo due. Aspetta, dove li metto? Laterali o qua? Laterali, qua. Uno e due. Ora piazziamo qua i cosi. Minecart. Due. Come due? Due. Addirittura due. Ok. Sì. Ora tipo devi entrare in mezzo. Così. Per dividerli. Sì, l'ho fatto. Ora devo spaccare le taglie. Anche il cobblestone wall devi spaccare. E metterlo davanti. Ed è tipo finito qua dentro qualcuno. Allora, prendiamo questi due qui. E ora ragazzi, fase molto importante e delicata, mettere i due pistonazzi qua dietro. E poi mettere una torcia di redstone qui e un'altra qua dietro. Infra, non avevo messo i blocchi, ok. Vai. No, attiva, attiva. Okay. Ci sono? Togli. Sì. Però cazzo, ho messo la cobblestone. Vabbè, chi se ne frega. Ora devo togliere i cobblestone wall? Sì. Ok, e poi metto la cassa lì, no? Doppia cassa qua sopra. Non ho la doppia cassa. Nel frattempo che tu fai la parte sopra, io devo mettere i blocchi tutti qua intorno.
Qua. Qua? No! Che ho fatto? Ah. Vai in calpa. Perché ci sposta? Ah, perché l'ho... Allora, distruggiamo sta roba. Dove è finita? Ragazzi, se avete bisogno di fare una fornace automatica, non chiamateci. Questo va qui. Ma non possiamo piazzarlo così il blocco. L'ho piazzato, basta, c'è fine. Ah. Ma quanti cose ci sono dentro questi hopper qua? Oh mio Dio. Ok, ora teoricamente va una doppia chest qua. Ma cosa c'è qua dentro? Le rotaie? Come si fanno a piazzare due doppie chest? 2000 years later. Ok, ora teoricamente se io metto un oggetto a caso, un pezzo, ok, è passato sotto. Quindi stessa cosa, mettiamolo parallelo così. Poi cobblestone wall. Qua. Metti mai mine cart. Qui ovviamente è il basso. Oddio, abbiamo trovato la terra. Ah sì, ragazzi, allora Tarty è tornata e le due sono riuscito a trovare altre due nuove tartarughe, quindi magari dopo ve le faccio vedere. Ho anche modificato l'acquario. Dividiamoli. Ora metto le due torce di redstone. Ma... cazzo! Che è successo? È caduto il cobblestone wall giù, vai a prenderlo. Ce ne ho uno io. Mettilo qua. Devi spaccare i cosi tu. Piazzo le chest? Le cose? No, le rotaie, devi spaccare le rotaie. Ah, e come faccio a spaccarle così? Aspetta, vai. Ok. Adesso dobbiamo piazzare gli altri blocchi. E quindi... servono i pistoni ancora. No, no, stai qua, stai fermo. Ne ho 7 di pistoni. Merda. Cosa c'è qua dentro? No! Ma cosa? Cosa sta entrando qua dentro? Che è successo? Oddio. Che è successo? C'è della stone nella cesta. Oh ragazzi, funziona, la far funziona. Finito il video. Io... raga, questo video non lo so, sembra un video così di Call of Duty. Io piazzo i pistoni. Attento, vai giù. Aia. Bisogna piazzare, allora piazza. Aspetta, non fa niente, la fornace. C'è la rotaia. Ok, ora, momento che tutti stavamo aspettando. L'Inter, vai in Champions, no, ciao. C'entra. Ok. Teoricamente così a grosso modo è fatta, no? Vado. Ora piazza blocchi, fai bordello. No, cade giù. Ho finito io. Con le mie torcine. Sì, ma bisogna trovare il blocco di coso. Dov'è finito? Eccolo qua. Ok, raga, ho finito io. Ragazzi, la farm teoricamente è finita. Ora dobbiamo levare i pistoni che ci sono qua sopra. Non è una farm. Io la chiamo farm. Dobbiamo levare sti maledetti pistoni. Mettere sta roba. Qui che ci va? La cosa da cuocere, la roba da cuocere. Quindi in questo caso io ho del ferro, lo metto. Già il fatto che è passato è positivo. Ci sta cuocendo. Ci sta cuocendo? Sì. È passato. Il ferro c'è, il ferro c'è. Oddio. Sta arrivando anche di qua. Sì. La far funziona! Mamma mia! Questo momento che è il segnale della storia degli Stati Uniti of Warcraft. Cioè, teoricamente è finito. Adesso distruggo quella scala lì. Qua ho l'inventario che è più pieno. Non so. Ok. Vabbè, tutta sta cobblestone la metto dentro. Oddio, raga, guardate! Guardate la chest, che figo! Aspetta, vieni qua. Hai della cobblestone? No. Aspetta, allora vado a prendere della cobblestone successiva. Ah sì, che la va via velocemente. Esatto, sì, lo so. Madonna, l'ho visto. E lì ho ucciso il creeper. L'ha ucciso? Sì. Un altro! Ah! Oddio. No, basta. No, raga, basta. Bene, io ne ho abbastanza di hopper, cose. Addio, devo fare le cose. Vi saluto, addio, ciao a tutti amici. Ok, proprio lui se n'è andato, proprio non ne vuole più sapere. Prendiamo tutta questa cobblestone. Io non ne posso più di avere cobblestone. Quindi .
Mio Dio. Nelle prime due fornaci non ci entra il carbone. No, vabbè, te mentre sistemi, io vado a far vedere l'acquario, ragazzi. No, 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 no! Ok. Mio Dio. Allora, questo è l'acquario completato. L'ho spostato, prima era lì ma non mi piaceva, troppo vicino alla casa. Ora ho rifatto una cupola che è una cupola. Ho fatto questa casa di cui devo migliorare un pochino le foglie, metterle di vari tipi, ma con calma. Il 30 vi ricordo finirà l'evento dell'acquario più bello, gli altri l'hanno fatto nel loro episodio. Ragazzi, guardate qui, abbiamo una tartaruga lì, poi qua ho creato la nuova zona, adesso ci ho aggiunto anche altri pesci. Dovremmo, ecco, là c'è un'altra tartaruga, Tarty è messa in una zona che vi faccio vedere dopo mentre vado a farvi vedere lo shop. Qua dentro c'è un piccolo museo che ho deciso di creare, non c'è un motivo preciso. Qua c'è la zona alghe, seagrass, qui kelp, qui c'è la zona pesci palla, diciamo, qui la zona magma block e soul sand, qua altre kelp, seagrass assieme e qua frosted ocean col ghiaccio che sono andato a prendere là. E roba a caso, museo. Qui al posto degli stone brick in futuro, ragazzi, ci devo mettere vetro. E per fare un effetto figo che si fa solo con la Optifine, quindi lo vedrete più avanti. Attualmente qua c'è la tartaruga Vicky. No, no, non puoi averla chiamata Vicky, sicuramente. Ragazzi, quello invece è lo shop, ragazzi. Cilindro io l'ho completato. In realtà non è ancora completato lo shop perché non è del tutto operativo. Non ci sono ancora tutti i colori, però diciamo che è messo abbastanza bene. Devo aggiungere due pecore qui, Jeb, solo che non funziona, sembra non funzionare più Jeb. Non so per il motivo, bene il motivo. Qua ci sono le varie cose. Qua ci sono delle ceste che hanno più roba, delle ceste che hanno meno roba. Vedrò di sistemare. Qualcuno anche ha già comprato, anche se non so bene dove siano i diamanti, forse li ho già presi. Allora, qua vi voglio far vedere che volevamo cercare di accoppiare le due tartarughe. Precisamente la mia tartaruga Tarty e Pigafetta, che è la tartaruga di JC. Volevamo accoppiarle, ma in questo snapshot 10D ancora non era possibile farlo. Comunque, ragazzi, il video è finito. Aspetta, che arrivo. Il video è finito. Spero di esserci tutti. Ci vediamo al prossimo video da Ender Nico. È tutto. Bella. Ender Nico, solo da te. Sì, non tu non esisti. Tu non esisti come quella lì. Esatto, io non ho il cappello. Io non ho il cappello. E metto in ferro. Cheat Kendall. Vabbè. Io ho finito, bella!